Riparte la stagione di prosa del Teatro della Pergola ed è un inizio nel segno della grande commedia. La strana coppia di Neil Simon in una versione tutta al femminile, interpretata da Mariangela D'Abraccio ed Elisabetta Pozzi. Come si permette di... Oh mio Dio! Il collo! Che male! Questo testo lo conosciamo ovviamente nelle due versioni, insomma, quella maschile più celebre e quella al femminile, che però in Italia ha una grande tradizione. Questi due personaggi, sono personaggi abbastanza particolari, si affrontano diversamente al maschile e al femminile o mantengono quelle caratteristiche per i quali, insomma, li conosciamo oramai, per la fortuna anche critica di questo? Ma sì, io chiaramente sono Jack Lemmon della situazione, cioè la maniera della polizia, 2000 tic. Ma io ho visto che inizialmente pensavamo, ma forse una donna che è fissata con la polizia fa meno ridere di un uomo. No, perché c'è dentro un germe malato, una malattia, una piccola nevrosi comica chiaramente, di questo continuare a voler mettere le cose in ordine, quindi tutto a posto. E poi ha un sacco di tic, c'è male la schiena, c'è male qua, c'è male là, si blocca il collo, si blocca questo. Quindi è una persona con un sacco di tensione, non si rilassa e cerca di mettere a posto attraverso. Quindi io penso che non c'è una gran differenza di strada da fare. Io l'ho affrontato, penso, come l'ha affrontato anche hanno affrontato in passato degli attori maschi, non so come dire, ecco. Chiaramente su una donna probabilmente io forse faccio più interessante comicamente tutti questi tic che ho, questi dolori continui, una lagna, un disastro vivente sono, non so come dire, forse questo è più divertente. Devo dire che il genere, però, la commedia, Neil Simon, non l'avevo mai fatta. Quindi effettivamente questa è la prima volta che l'affronto. E francamente ho scoperto un autore che è geniale. Cioè, questa è stata quello che io traggo di questa esperienza, è stata l'incontro con un autore che riesce a darti un testo che nel momento in cui tu riesci a acchiapparlo, riesci più che altro ad avere, come dire, capire come caratterizzare questi personaggi, effettivamente ti dà delle soddisfazioni immense, immense. Quindi niente, direi un'esperienza più che positiva. E credo di aver trovato una giusta dimensione di un personaggio a cui si può credere, una newyorkese, una piccola dirigente di un canale TV che però ha la vita veramente un po' all'incontrario, e quindi si presenta per quello che è, no? Adora lo sport, adora scrivere e disegnare, odia fare le pulizie. E quindi, insomma, credo di aver di cominciare a costruire, dico cominciare perché poi le repliche ci daranno sempre nuovi stimoli. Dopo tanta attesa, con l'inizio della stagione di prosa, riapre anche il bar della Pergola. Tutto nuovo, ammodernato e con l'ingresso direttamente sulla strada, in via della Pergola. La stagione prosegue la prossima settimana con un testo di Mario Soldati inedito per il teatro. L'attore lo mette in scena la compagnia diretta da Giulio Bosetti.